Ed eccoci qui ragazze, finalmente al Gran Premio d'Austria. Siamo già qui in griglia di partenza al terzo posto. Davanti abbiamo le due Red Bull, sia quella di Perez, e in pole position quella di Verstappen. Ma dietro abbiamo Sainz, il nostro per il momento acerrimo rivale, e quindi dobbiamo cercare di farlo restare dietro. Ancora più dietro, in ottava posizione, partirà invece Leclerc, che è leader del mondiale a soli 10 punti di vantaggio su di noi. Quindi dobbiamo cercare di fare la gara della vita per provare a prenderci al momento, momentaneamente, la testa di questo mondiale. Quindi ragazzi, prima di partire con questa gara, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Ed ora andiamo a vedere la nostra strategia di gara. Io direi che questa soft e media può andare più che bene. Andiamo la media, abbassiamo a 11 e 14 e mi porto qui, ci consiglia addirittura quasi 4 giri di carburante in più, e io vorrei fidarmi, perché sinceramente nella scorsa gara, quella in Spagna, avevo portato 2 giri e basta, e siamo rimasti quasi a secco, siamo arrivati pelo pelo con la benzina, col carburante. Quindi vorrei andarci un pochino più cauto qui, visto che è una bella pista, tutta di motore, tutta di velocità, quindi il consumo del carburante dovrebbe essere anche molto molto alto. Allora, iniziamo, posizione di partenza, frizione, acceleratore fino all'asfalto, aspettiamo che si spengano i semafori e via al Gran Premio d'Austria con uno spunto incredibile della nostra Subaru e del nostro Giovanni, che subito si prendono la testa di questa gara, con Sainz addirittura che si prende la seconda posizione, quindi ottima partenza anche per lui che c'era dietro, superate entrambe le Red Bull, ed ora sarà lotta fino alla fine di questi 25 giri in cui dobbiamo cercare di andare quanto più forte possibile. Attenzione, bandiera gialla subito in curva 3, come al solito ovviamente, e noi si prende già un bel distacco di un secondino sulla nostra rivale Ferrari Sainz, in un italiano quasi quasi perfetto, l'ho detto giustamente. Mamma mia ragazzi, c'ho la mente fusa perché sto registrando a manetta un sacco di episodi per non farvi mancare proprio nulla in questi giorni in cui io non sarò a casa. Quindi apprezzate lo sforzo che sto facendo, mi raccomando, un bel mi piace anche e soprattutto per lo sforzo immane che la mia testa sta sopportando in questo momento per portarvi tutti i video ogni giorno. Si è avvicinato Sainz, intanto 6 decimi adesso, qui sarà bella tosta perché non piove, quindi sarà disponibile il DRS dal prossimo giro e da lì potremmo avere un bel po' di problemi, da lì si potrebbe faticare un bel po', a meno che Verstappen, Hamilton, Perez e chiunque altro non vada a lottare con Sainz e si rallenteranno a vicenda, permettendoci di scappare e di aumentare il gap qui in questa gara, dove abbiamo praticamente solo motore, tranne questo secondo stint, cioè secondo stint, tranne questo secondo settore in cui è un pochino più guidato e potremmo fare un pochino di fatica, visto che abbiamo l'assetto velocità estrema, quindi diciamo nel guidato non abbiamo così tanta velocità, però sul dritto ragazzi qua si spinge a manetta, si spinge forte, e col DRS potrebbero anche far fatica a raggiungerci, però nulla è ancora scritto, siamo solo al terzo giro di gara e Sainz è sempre più vicino. Sainz è sempre più vicino, 3 decimi adesso, 4 decimi, 5 decimi, e si aumenta adesso il gap, e adesso vedete, lui col DRS, noi con l'Hertz, e riusciamo comunque ad aumentare la distanza, però il fatto è che il DRS lui lo può usare quando e come vuole, noi l'Hertz non possiamo usarlo quando e dove vogliamo, perché altrimenti si finisce e rimaniamo così scoperti senza la possibilità di difenderci. E ricordiamoci che qui i sorpassi in questa curva
li fanno all'interno e ci potrebbero buttare fuori, quindi vorrei anche evitare ciò che è successo nella scorsa stagione, dove Leclerc, se non sbaglio, ci toccò più e più volte, facendoci anche qualche danno alla pancia, se non sbaglio, quindi stanno in lotta, quindi sono in lotta, bene così per noi, bene così. Ma io ho paura che possa anche venire a piovere, Ok, nessuna indicazione su un'eventuale pioggia. Non dovrebbe piovere, non dovrebbe. Però con questo cielo così grigio, non sarei sorpreso se dovessimo vedere un po' di pioggia. Non sarei sorpreso. Vai Giovanni, vai. Una guida bellissima. Bisogna stare molto molto attenti. Non bisogna fare errori, non bisogna andare lunghi, che qui è un attimo a perdere la testa della gara, Due decimi Sainz, apre il DRS, ma noi con l'Hertz siamo una spanna sopra. Siamo un pochino più veloci. Dai. 25 giri qui vanno via subito, vanno via subito. Attenzione Sainz all'interno, lasciamoli lo spazio, lasciamelo anche tu. Benissimo, ci abbiamo anche il DRS, bene, ci ha superato al momento giusto, al momento esatto del detection point. E quindi abbiamo avuto la possibilità di non usare l'Hertz, ma il DRS. Buona così. Se riuscissimo a prenderci nel secondo stint anche il giro veloce, però saremmo proprio a cavallo, perché vincendo più il giro veloce faremmo 26 punti. Leclerc è praticamente dietro Perez in sesta posizione, quindi sono 10 punti se non sbaglio per il sesto posto, adesso non ricordo sinceramente. Quindi dovremmo superarlo e andare in vantaggio di 10 meno 6 sono 4 più 26 sono 22 punti dovremmo prendere di vantaggio qualora dovessimo vincere col giro veloce, altrimenti solo 21 con Sainz, con Leclerc scusate, che dovrebbe rimanere lì però in sesta posizione se ho fatto bene i calcoli, altrimenti se non li ho fatti bene poi vedremo alla fine che cosa ne uscirà. Tra l'altro qua dietro si stanno scannando come se non ci fosse un domani. Hamilton addirittura si è riuscito a prendere la seconda posizione, Verstappen terzo, Perez quarto, Sainz è scalato addirittura quinto. Ma quanto è bello, quanto sono contento. Ci sta andando veramente di lusso. Vicinissime le Red Bull, sono arrivate entrambe, Verstappen e Perez, che si sono presi le posizioni da Hamilton, che adesso è scalato in quarta posizione, con Verstappen e Perez che stanno lottando, ma non ha senso, ma così si rallentano e basta, che stupidi che sono, si stanno lottando a vicenda, che fessi che sono, hanno perso pure la posizione su Hamilton, non ci credo, due stupidi, non dovevano lottare, ma che fessacchioni, beh buon per noi, IA un pochino stupida qui, dovrebbero capire che se stanno nella stessa scuderia, non dovrebbero lottare, dovrebbero rendersi magari il sorpasso più facilitato, in modo che si trainano col DRS. Questa è una cosa che probabilmente è difficile da fare, però credo che fra qualche anno l'IA potrebbe essere addestrata proprio per questo, per queste fasi qui, per queste condizioni qui in cui entrambi, cioè i piloti della stessa scuderia sono fianco a fianco,
magari c'è l'avversario davanti che devono superare, quindi non si ostacolano come se fossero due piloti di scuderie diverse. Sarebbe molto molto bello vedere una cosa del genere. Sarebbe molto molto bello fare le strategie, no? Dal muretto. Dico, guarda che state lottando, cioè non dovete lottare, andate a prendere chi vi sta davanti, lasciatevi spazio, non perdete tempo, se vi dovete superare lasciate passare e cercate di tirarvi l'uno con l'altro col DRS. Questa sarebbe proprio una bellissima cosa da aggiungere, come nella realtà. Sarebbe veramente fantastico se l'IA riuscisse a capire una cosa del genere. Box, attenzione, Guanyu Zhou fuori dalla sessione. Chissà che cosa è successo, si sarà rotto e basta, no? Wow, 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 wow. Con calma, con calma. Chi entra con noi? Le Red Bull non sono entrate né una né l'altra. Ah, nessuna delle due Red Bull è entrata. Buono a sapersi. Ed entrambi avevano le soft, quindi ritarderanno una di un giro e una di due giri addirittura. Perderanno un bel po' di tempo sicuramente sulle Mercedes, anzi sulla Mercedes. E spero anche su Sainz, anzi spero su Sainz no. Su Sainz spero di no. Scusa Albon, però non mi sembra il caso, no? Non mi sembra proprio il caso. Ah no, è Magnussen, scusate. La batteria è carica, usa il tuo passo. Eh sì, lo stiamo usando, con calma, con calma, madonna mia. Ogni volta, ogni volta. Mamma mia. Come se non sapessi che cosa fare. Lo so che devo usare il sorpasso, non sono mica stupido, voglio dire. Può sembrare di sì, ma ti assicuro che non lo sono. Adesso lo usiamo, non ti preoccupare, adesso lo usiamo. Oscar sta rientrando. Chiamo di prenderci il giro veloce, va? Oscar è entrato in box. Perfetto, dovremmo uscire davanti a chi è? Perez? Verstappen? Chi è? È Verstappen. Abbiamo anche il DRS, così, è buffissimo. Non so perché ci ha dato il DRS. Forse perché abbiamo passato il detection point e avevamo forse Verstappen nella corsia dei box a sotto di un decimo, sicuramente. Buono, 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 buono. Ci dà la spinta per farci, per prenderci il giro veloce, dai. Ci dà la spinta giusta. Buona così. Buona così, buona così, buona così. Perez è entrato in box. Tanto Verstappen non ha perso nulla, eh. È rimasto lì. Però credo che Perez forse qualcosina la perderà. È uscito molto dietro Perez, eh. Uscito addirittura dietro Sainz. Buono, 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 buonissimo, buonissimo. Però c'è Leclerc. Però non so Leclerc come è partito. Se è partito con la media, deve fare ancora la sosta. Se è partito con la soft come a noi, ha fatto un undercut clamoroso. Perché era sesto, era. E adesso è terzo. Io spero che debba fare ancora la sosta, però. Io lo spero con tutto me stesso. Ma il nostro Piastri, che posizione è? Che posizione si è presa? Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 12,8 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in decima posizione. L'ultimo giro. Ah, va bene, dai, in decima posizione ci sta, ci sta. Un punticino. Il compagno di squadra è 12,8 secondi. Se dovesse fare così, se dovesse finire così, vuol dire che sta iniziando a carburare anche lui, a rimanere in zona punti perennemente, spero.
Comunque, se Leclerc è partito con la gialla, si sarebbe dovuto già fermare, ma non si sta fermando, quindi credo che sia partito comunque con la rossa, uguale a noi praticamente. Ma ha fatto un undercut clamoroso, però. Cioè, si è preso tre posizioni addirittura. Mamma mia. Potente proprio Leclerc. Anche meno. Anche non c'è bisogno di essere così. Vabbè, d'altronde voglio dire, è leader del mondiale. Non per niente. Tanto adesso andrà a prendersi pure il secondo posto. Sicuro. Se si va a prendere il secondo posto, per noi è finita. Mannaggia. Non voglio neanche far passare Verstappen per magari prenderci il DRS, perché ho paura che vada via, che scappi via, perché è palesemente più veloce di noi. Solo che noi stiamo difendendo bene e quindi non riesce a passarci. Ma se ci passa, questo scappa via e ci lascia alla mercé di Leclerc. Guarda con che potenza arriva. Sì, dammelo sto DRS. Grande Verstappen. Bravo Max, bravo. Tienilo dietro quanto più lontano possibile. Dai, che giova anche a te se Leclerc rimane dietro, così ti puoi aggiungere anche tu alla lotta mondiale. Dai, mi raccomando, bravi, lottate. Fagli sentire la presenza. Vai Verstappen, dai. Dimostra che c'ha due titoli mondiali in confronto a chi ne ha zero, a chi non ha mai avuto la possibilità di vincerli. Dimostrali perché. Perché ti chiamano Super Max? Dai Max, dai. È arrivato Max. Meno male che non ho stretto, va, se no ci saremmo presi. A volte bisogna essere anche intelligenti, eh. Fammi accendere qua. Oh. È arrivato. Bisogna allargare. Max, per favore. Io lo so che tu vuoi vincere. Ma io pure voglio vincere, voglio prendermi la testa del mondiale, voglio prendermi. Se Leclerc arriva terzo, forse riusciamo comunque a prenderci la testa del mondiale, eh? Se arriva secondo non lo so, non ne ho idea. Ma se arriva terzo sicuramente sì. Dai Max, io te lo do il DRS, ti sto mantenendo in zona DRS proprio perché tu ti possa difendere da Leclerc. Ma non ti sto dando il DRS per attaccarmi. Non è giusto, io ti sto dando una mano, ma anche tu mi devi venire incontro, dai. Ti sto regalando la seconda posizione, fatela bastare. Ventesimo giro, dai, mancano solo questi sei giri ed è finita. No, Verra, non hai capito niente. Buono, di nuovo DRS. Buona così. Via, scappa. Scappiamo. No, l'abbiamo rallentato. Anzi, si è rallentato da solo in realtà. Però è riuscito a tenerla? No, non è riuscito a tenerla. Se l'è ripresa? Se l'è ripresa, ma di nuovo Leclerc, di nuovo Verstappen. Buona, bravo Verra, bravo Max. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa gara. Con una lotta qui dietro interessantissima, molto molto interessante. 13,0 secondi. Ok, va bene. Il distacco dal tuo compagno di squadra è. E posizione?
0,0 secondi. Monta gomme medie usate. È in decima posizione. Sempre decimo. È stato uno... Non riesce a superarla quella McLaren. Non riesce proprio, neanche col DRS. Non riesce proprio a superarlo. L'ha superato. Bene, vedi? Bisogna spronarlo, Piastri. Vai, Piastri, dai, Piastri, dai. Bravo, Piastri, bravo. Così si fa. Devi utilizzare il sorpasso. Amico, amico, lo sto usando il sorpasso. Lo uso quando serve. Lo uso quando Verstappen è vicinissimo. Non è che lo posso sprecare così quando non c'è nessuno o quando è anche abbastanza lontano da non poterci attaccare. Dai, devi capirle ste cose. Verstappen, la teniamo. Oh no, arriva potentissimo Leclerc. Arriva cattivissimo Leclerc, è arrivato cattivissimo. No, ora c'ha pure Sainz dietro. Mannaggia. No, Verstappen, ti prego, Verstappen. Non puoi abbandonarmi così. Vattela a riprendere, dai. Vattela a riprendere sta posizione. Non ci vuole niente. Dobbiamo uscire dalla zona di RS. Anzi, dobbiamo far uscire Leclerc dalla zona di RS. Quindi bisogna usare tutto l'ERS che abbiamo. Leclerc deve uscire, deve andare fuori dalla zona di RS. Guadagna comunque. Mannaggia. Un bel guaio in questi ultimi giri. È un guaio. Non può rimanere lì. Non deve rimanere lì. Verstappen, ti prego. C'hai la Red Bull. Dovresti essere il triplo più veloce della Ferrari. Ti prego, non farlo passare. Non lasciarlo lì. Non ce la facciamo. Non ce la si può fare a farlo uscire. Verstappen deve contare solo sul suo DRS, sull'ERS e sulla scia. Altrimenti qua rischiamo di perdere tutti e due, Penultimo giro. Penultimo, Leclerc vicinissimo, 3 decimi. Però anche Verstappen è a 3 decimi della Leclerc. Dai. Forza. Ho paura che Leclerc ci possa superare proprio a quest'ultimo giro. Se ci supera qui è finita. Se ci supera all'inizio del prossimo è finita. 6 decimi, 5 decimi, 4 decimi. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Leclerc, ti prego, non mi superare. No, Leclerc, no. Torna dietro, Leclerc. Non è il tuo posto questo. Non ti spetta. Ultimo giro di gara. Ultimo giro. Ti prego, Verstappen. Verstappen. Ti amo, Supermax. Ti amo. Questa sì che si chiama collaborazione. Bravo, tienili tutti e due dietro. È l'ultima zona di RS. Se rimani davanti qui, rimani davanti fino alla fine. Bravo. Così. Il
distacco dal tuo compagno dietro di te è 11,6 secondi, monta gomme medie usate, ok, è in nona posizione. Nona posizione, due punti se li fa anche il nostro Piastri. 1,7,3, benissimo, benissimo, è anche competitivo con i giri, con i tempi sul giro. È finita, è finita. Ah. Complimenti a Verstappen. Hai vinto la gara. Complimenti a Verstappen che riesce, infatti lo saluta. Ah. Bravo Verstappen, è riuscito a tenerli entrambi dietro. Un miracolo, bellissima vittoria, ragazzi, bellissima vittoria. Ah, non mi aspettavo però quell'undercut di Leclerc, è stato poderoso, poderoso, dalla sesta alla terza posizione. Si salutano i due. Cede per forza di cose la testa del mondiale da Leclerc, passa a Giovanni Storti. Ah, sta dimostrando tanto la nostra Subaru quest'anno, mamma mia, che bello. È stato un gran premio incredibile, con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. Bello sto festeggiamento, bello, 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 bello tutto. Ok, ok. Allora, andiamo a vedere, Azzaro, abbiamo fatto 32 punti. 32 punti, quindi il doppio di Leclerc. È vero, perché c'era anche la sprint race. Me l'ero completamente dimenticata la sprint. Buona così, quindi siamo primi a un punto. Minchia, avevo fatto proprio malissimo i conti, Un punto di distanza da Leclerc. Buoni, 150 noi, 149 lui. Sarà una lotta alla pari fino all'ultimo Gran Premio. Spero, spero, così sarà molto più divertente. Comunque, rimaniamo lì anche in classifica costruttori, solo 157 punti, ma alla fine siamo praticamente a 28 punti di distanza dalla McLaren, che non sono tantissimi, però da soli non possiamo farcela. O Piastri si dà una mossa e inizia a fare i punti quelli seri, Oppure c'è difficile passare avanti, Comunque, ragazzi, spero che questa gara vi sia piaciuta. Io ovviamente vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.